Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autoagenzia Buldrighini. Pratiche auto, moto, patenti. Presto, bene e ti conviene. Vieni a trovarci in via 27 agosto a Fano. Da oggi anche il rinnovo patenti in sede. Di Guarda chi c'è, torniamo al Sogno Caffè di Cucurano e lo facciamo insieme a due ospiti speciali. Loro sono Vito Mezzina e Letizia Paluzzi, che io saluto e ringrazio intanto per essere con noi. Benvenuti. Grazie a voi per l'invito. Benvenuta anche a Letizia. Allora, ovviamente Vito Mezzina è un volto conosciuto e un nome conosciuto per la storia di suo figlio Federico, che ha quanti anni? Quattro anni appena compiuti. Sappiamo la storia di questa famiglia. Oggi vogliamo parlare della neonata associazione Una Speranza per Federico. Neonata neanche tantissimo, perché ormai più di un anno ormai che è nata da più di un anno. Sì, è stata fondata da noi come genitori di Federico assieme al nonno. È nata per un semplice motivo, perché pensiamo che comunque questa esperienza nostra, questa nostra anche voglia di non fermarci, quindi di mantenere quella che è una speranza, comunque venga portata anche ad altre bambine che non hanno, come dire, le nostre possibilità, quindi anche quello di poter mettersi in campo e lottare, grazie poi anche ad altre persone che comunque ci seguono, lottare per le cure compassionevoli. Ecco, una cosa molto bella che a me piace molto della vostra storia è il fatto che la famiglia non sia stata mai lasciata sola. Voi lo avete sentita questa cosa, insomma, che ci sono state tante persone, anche movimenti? Assolutamente sì, dal primo momento. Fortunatamente abbiamo avuto sempre tante persone che ci sono state vicino, e anche ora, tutti i giorni abbiamo dei volontari, delle mamme, insomma è un grande sostenimento da parte della comunità di Fano, ma anche fuori. Ecco, perché ecco, la vicenda ha assunto anche rilevanza nazionale, con partecipazione anche a programmi nazionali. Fortunatamente sì, ha avuto rilevanza nazionale, e anche grazie a questo abbiamo avuto l'opportunità di provare a curare Federico. Se Federico, come anche tanti altri bambini, perché sono migliaia, se non avesse avuto questa notorietà a livello nazionale, di sicuro saremmo stati fermi come stanno fermi tanti altri bambini o adulti. Senta, adesso una curiosità: nasce anche un legame particolare in queste situazioni tra famiglie che si trovano ad affrontare più o meno le stesse problematiche? C'è un qualcosa di più come legame? Fortunatamente sì, perché abbiamo conosciuto tante di queste famiglie, sia di bambini in cura a Brescia col metro Stamina, che altre famiglie di altri bambini purtroppo con delle patologie gravissime. Sì, è nato un rapporto strettissimo, sono state le prime persone che anche a Natale abbiamo chiamato per fare gli auguri. Ecco, quindi anche qualcosa di più al di là proprio della vicinanza fisica a quel punto. Sì. Bene, io, visto che parliamo anche di vicinanza, sentirei anche la testimonianza di Letizia, perché c'è stato questo gruppo di mamme fanesi, ma non solo, che si sono mosse fin da subito nei confronti della famiglia. Chi si conosceva già come famiglia, chi si è
diciamo, trovato solidale con il gruppo, ci siamo trovati un gruppo di mamme a poter aiutare Federico con il nostro tempo, quindi sia passare qualche ora insieme alla famiglia, poi comunque siamo diventate tutte amici, quindi il gruppo è forte e fa di tutto, insomma, per aiutare Federico in qualsiasi modo. Vorrei soltanto dire che noi, grazie a queste mamme e anche ai sostenitori, quando è scoppiato il caso a marzo 2013, in un paio di giorni, in un giorno e mezzo, abbiamo portato davanti al Tribunale di Pesaro oltre 200 persone. Vorrei ricordare che noi, grazie anche a queste persone che ci sono state vicine, che hanno fatto i banchetti negli ipermercati, per le strade, abbiamo raccolto oltre 350.000 firme a favore delle cure compassionevoli, che poi hanno visto, sono state consegnate a mano da noi genitori al Presidente del Senato, a Pietro Grasso, e hanno visto, sono state, tra virgolette, causa dell'approvazione di una legge che prevedeva la sperimentazione del metro stamina, 350.000 firme. Quindi ecco, non solo tante persone, ma poi si sono ottenuti anche dei risultati. La collettività che ha capito quella che era la battaglia che noi stavamo facendo e che stiamo facendo e ci ha secondato. Bene, e adesso quanti siete componenti dell'associazione? Siamo una trentina di soci al momento. Tutti soci, e state ovviamente ampliando la base associativa. Sì, ma alla fine è un qualcosa di nominale, perché sono tante persone anche che ci sono vicino e non hanno la formalità di essere soci all'associazione, per noi è uguale, sì. Però l'importante è che ci sono queste persone. Sulla pagina Facebook che abbiamo oltre all'Associazione Speranza per Federico, in cui potete trovare tutte le informazioni per i gadget, per le cose per la sensibilizzazione che stiamo facendo. C'è anche un altro gruppo che si chiama Mamme Unite per Federico, lì siamo più di 500, quindi, ecco, quindi tantissimi, siamo veramente. Tante, sì. Voi avete realizzato dei gadget per sostenere la causa di Federico? Certo, sì, per sostenerlo in tutti i sensi, quindi con una donazione. Noi siamo, a parte qui a Sogna Caffè che ci ha ospitato, siamo in diversi punti, diciamo, in cui si possono trovare sia la storia di Federico, sia il modo per fare delle donazioni, quindi si trovano le magliette, si trovano i braccialetti, e saremo anche in qualche evento futuro che ci sarà a Fano e dintorni, come siamo stati nei mercatini di Natale a Fano e a Montemaggiore, e quindi cerchiamo, cerchiamo di esserci, perché la gente ha bisogno anche di tenere vivo l'interesse su questo argomento. I riscontri come sono stati? C'è stata tanta gente che è venuta anche solo per chiedere, informarsi? Ma sì, c'è stata tanta gente, sono stati in tanti che comunque ci seguono via Facebook, che poi si sono avvicinati, comunque che ci seguono e che fortunatamente hanno contribuito anche alle iniziative che noi stiamo portando avanti. In particolar modo ora le due iniziative dei braccialetti e delle magliette, vorrei sottolineare la finalità di questa raccolta fondi è destinata sempre al discorso delle cure Federico e al discorso delle cure compassionevoli. Noi attualmente abbiamo in piedi tre ricorsi, che sono la partecipazione come parte civile al processo di Torino contro il sequestro di Stamina, il ricorso in corte di Cassazione sempre per il sequestro delle cellule Stamina, delle nostre cellule, in più il ricorso al TAR del Lazio, poi ci sarà la sentenza lunedì prossimo, il ricorso al TAR del Lazio contro la seconda commissione che ha bocciato il metro Stamina. Sono ricorsi che stiamo portando avanti anche a livello legale, sono spese enormi, anche se mia moglie è avvocato, chiaramente non lo può fare mia moglie in prima persona, perché ci sono avvocati cassazionisti, avvocati che comunque lavorano presso gli altri tribunali che la stanno portando avanti, e sono spese enormi che noi stiamo portando avanti. La motivazione per la quale noi comunque stiamo chiedendo il contributo anche della collettività è quella che non è soltanto per Federico, le famiglie che stiamo portando avanti la battaglia ormai siamo diventate poche, anche perché a livello economico è insostenibile. Noi, grazie a Dio, grazie anche a queste mamme che ci stanno aiutando, ce la stiamo facendo a portarla avanti, ma ci sono decine e decine di famiglie che hanno abbandonato, che quindi si affidano a quello che sarà il nostro risultato. Certo, se il nostro, diciamo, risultato che sarà, è diventato un simbolo ormai. Federico e altri, qualche altro bimbo sono diventati un po' il simbolo di questa battaglia, sono le famiglie, i bambini che non si stanno arrendendo, che stanno andando fino in fondo, e io lo continuo a dire, il risultato, se speriamo positivo, di questi ricorsi non sarà soltanto per Federico, sarà per tutti. Certo, anche chi verrà dopo, ovviamente, anche chi per purtroppo questo si è dovuto fermare, anche a livello di per problematiche economiche, che comunque si è dovuto fermare. Ho detto, noi grazie alla
associazione ce la stiamo facendo e ce la faremo, però purtroppo tante famiglie si sono fermate. Quindi ecco, una motivazione valida per acquistare questi gadget innanzitutto. Dove si trovano e come possono essere acquistati? Allora, intanto tutte le informazioni si trovano sulla pagina Una Speranza per Federico o Mamme Unite per Federico, pagina Facebook. In più anche a Fanoli si trovano un po' in un po' di bar, in un po' di esercizi commerciali. È possibile richiedere anche tramite la pagina Facebook. E, insomma, chi vuole trova. Io, Vito, volevo concluderle chiedendo come sta Federico, di cosa avrebbe bisogno adesso? Allora, Federico fortunatamente è abbastanza stabile come situazione medica, clinica, e lui ha fatto l'ultima infusione a luglio e ormai siamo a gennaio, la sua situazione è abbastanza stabile. E noi lo stiamo cercando di aiutare anche con un'altra cura che arriva dalla Germania, con un'altra cura a base di altri farmaci che comunque ci è arrivata dalla Germania. Però Federico, noi quello che abbiamo visto per un anno e mezzo, periodo nel quale ha potuto fare le cellule stamina, noi lì la vedevamo la differenza. Io oggi parlo di stabilità, nel momento in cui lui faceva la terapia con stamina, lo dicono i certificati medici, lì si parlava di miglioramenti. Quindi io, se dovessi dire cosa oggi avrebbe bisogno Federico, lui oggi avrebbe bisogno di continuare con la terapia stamina, perché quella è certificata da parte dei medici che gli ha dato dei benefici. Le altre sono un tentativo fatto ad occhi chiusi nella speranza di vedere qualche minimo risultato. Bene, io vi faccio assolutamente un in bocca al lupo a voi e alla famiglia e faccio i complimenti alle mamme. Abbiamo qui in rappresentanza Letizia Paluzzi, però ovviamente i complimenti sono estesi, certo, a tutte quelle mamme e a tutti gli altri componenti dell'associazione, simpatizzanti che sono con voi. Grazie mille per essere stati i nostri ospiti oggi. Grazie a voi oggi. Per l'opportunità. E grazie ancora a Vito Mezzina e Letizia Paluzzi per essere stati con noi oggi. Ringrazio anche il Sogno Caffè di Cucurano che ci ha ospitato, i nostri sponsor che ci sostengono, che sono Reverde Regini Garden, Galleria Auchan di Fano, Autoagenzia Buldrighini e Tecnolegno Tavoli e Sedie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Simone e Veronica, quali sono i prossimi appuntamenti qui al Sogno Caffè di Cucurano? Dunque, il prossimo appuntamento, che fa sempre parte della fascia Woman's Time, abbiamo appuntamento il 17, sabato 17, abbiamo un bravissimo gruppo che sono i Malandrino. E poi dunque l'altro appuntamento invece è sempre un sabato dalle ore 18, una pericena che è una festa Campari. Festa Campari, cosa ci sarà? C'è un aperitivo e avremo un DJ che ci farà compagnia con la sua musica. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Una produzione Zarri Comunicazione. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autoagenzia Buldrighini, pratiche auto, moto, patenti. Presto, bene e ti conviene. Vieni a trovarci in via 27 Agosto a Fano. Da oggi anche il rinnovo patenti in sede.